ragazzi, bentornati su Peppe Vacca Collectibles, video acquisti dell'Ancona Comics 2024. È bellissimo quando si torna da una fiera con qualcosa di fisico, di tangibile in mano e non si vede l'ora di spacchettarlo una volta a casa, ma ahimè io ho dovuto aspettare, quindi eccomi qui. Ed è ancora più bello quando quel qualcosa che ti porti a casa non l'hai pagato tu, ma la tua ragazza, che mi sono portato apposta ovviamente. E quindi grazie alla mia ragazza che ha finanziato praticamente questo video. Adesso vediamo un attimino, sono tante piccole cose, ragazzi, non aspettatevi chissà cosa. Cominciamo da qualche regalino, tipo questi due portachiavi che vi faccio vedere così. Questo l'ha ovviamente comprato la mia ragazza, carino, di Game of Thrones. E stessa cosa, questo invece con questo simpaticissimo, mamma mia, fastidioso quanto un dito in culo, campanellino con sempre Hulk e la targhetta in gomma silicone Marvel. Poi sempre la mia ragazza ha comprato, scusate il casino, due magliette, ve le faccio vedere perché sono carine. Forse ve le faccio vedere. Sono molto carine, le hanno stampate lì in fiera direttamente. Questa è la prima, è a tema Pokémon. Questa è la prima. Poi se vi interessa, ragazzi, me lo chiedete nei commenti e vi faccio vedere, vi dico anche il nome del negozio che ovviamente è anche online. Quindi quella era quella a tema Magikarp. Questa invece è la seconda maglietta a tema Farfetch. Anche questa molto bella, fanno tutto lì per lì, era in fiera, c'era una ragazza molto gentile che le ha fatto la maglietta al momento. Poi vi faccio vedere un'altra cosina interessante, che è questo qua. È praticamente una Pokéball, sempre a tema Pokémon, se non si fosse capito la ragazza piacciono i Pokémon, che è questo Pikachu, ve lo faccio vedere anche da un'altra angolazione, carino, c'ha una sorta di diorama, la base, la sfera Poké è trasparente, Pikachu con un po' di una basetta di erbetta, insomma, nulla di particolare ma carino. Poi veniamo invece ai miei acquisti. Ho trovato, allora, negli ultimi giorni avevo visto in giro su internet, avevo trovato, poi magari arrivo, come sa, tipo 2 anni in ritardo, ma sapete che con le carte da collezione, in realtà, a parte Star Wars e poco altro, avevo mollato da tempo. Sono sempre stato un collezionista di carte Pokémon, ho interrotto però 3 o 4 anni fa, vendendo praticamente tutto quello che avevo, e adesso mi è ripresa la scimmia. E avevo trovato delle carte fighissime di Naruto, si chiamano Naruto Kaioh, dovrebbero essere cinesi, e per puro caso le avevo trovate su internet, e quindi quando l'ho vista all'Ancona Comics, l'avevo cercata alla Romics, non c'erano. All'Ancona Comics avevo visto un solo negozio che ce l'aveva, o forse alla Romics non avevo controllato bene. Comunque, eccole qui. Ne ho presi 2 box, però questo, come vedete, l'ho già aperto. E vi faccio vedere anche qualche carta, perché se magari qualcuno di voi, come me, non le conosce, vi faccio vedere la qualità di queste carte, che sono veramente belle. Ora, in camera forse non rendono benissimo l'idea, ma sono veramente fighe. Hanno degli artwork bellissimi. Qui c'è un altro Orochimaru, e quindi quando le avevo viste sul web mi erano piaciute tanto, ho detto, ah, se le trovo in giro prima di comprarle online, se le dovessi trovare, e quindi eccole qui. Le ho, appunto, una l'ho aperta perché non ho saputo resistere, e quindi se poi vi dovesse interessare, non so se le porterò sul canale, se vi dovesse interessare fatemelo, cioè scrivetemelo sotto nei commenti. Probabilmente non porterò un video lungo, non credo, ma forse magari qualche short, qualcosa giusto per farvele vedere. Poi vediamo, insomma, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Poi l'altro pezzo grosso è quello che avevo anticipato alla fine del
del video sull'Ancona Comics è quello che riguarda l'ambito del mio canale, che è Leuna 6. Come dicevo nell'altro video, che vi invito a recuperare se vi va per vedere com'è stato l'Ancona Comics and Games, al contrario di altre fiere, qui ho trovato un... oddio, buono e troppo forse, un assortimento di Hot Toys e altro in scala 1 a 6. E ormai la maggior parte delle cose ce l'ho, di quelle che almeno trovo in fiera, ma stavolta ho trovato questo. Vi avevo già fatto un piccolo spoiler, una piccola anticipazione con la X, che ovviamente era è di X-Men, e nei commenti mi è piaciuto che molti di voi si sono sbizzarriti e hanno provato a indovinare. E quindi, eccola qui la X, vi svelo il personaggio, che è Gambit. Gambit in scala 1 a 6 della Sideshow Collectibles. Adesso ve lo faccio vedere al volo, poi ovviamente se volete faccio il video dedicato anche a questo. Guardate che bella la scatola, con tutto il motivo fumettistico anche all'interno. Qui questa fascia che va a proteggerlo, e questo è il Gambit di Sideshow. Veramente bello, secondo me. E l'ho trovato, raga, ad un prezzo super competitivo. Quindi, ma proprio tanto competitivo. Cioè, infatti mi sono sorpreso, pensavo all'inizio che fosse una dolla aperta usata, invece l'ho controllata, è perfetta, ancora con tutti gli imballaggi e tutto. Quindi l'ho presa subito, perché l'ho trovata praticamente a più di 100 euro in meno del valore. Quindi super soddisfatto di questo acquisto. Un po' vecchiotta, credo che questo Gambit sia del 2021, non lo so ragazzi, potrei dirvi una cavolata, quindi non fate i soliti bacchettoni qui sotto che mi massacrate. E, detto questo, questi erano gli acquisti per quanto riguarda l'Ancona Comics and Games 2024. Come avete visto, niente di particolarmente interessante, a parte forse Gambit e le carte di Naruto per gli appassionati, e il resto tutti piccoli pensieri. E niente, vi ripeto, sono stato molto soddisfatto dell'Ancona Comics, ci tornerei, in realtà ci sono anche tornato il mattino dopo e per recuperare qualche altra cosetta. E bella, piccola, ma mi ha dato un sacco di soddisfazioni. Quindi raga, fatemi sapere cosa pensate di questi acquisti, se siete interessati a qualcos'altro. Vediamo se riesco a recuperare i nomi dei negozi, se magari vi piace qualcosa ve lo dico, chiedetemelo, ve lo dico. E detto questo raga, vi saluto come sempre, ci vediamo a un prossimo appuntamento. Ciao raga, a presto.